tutti quanti poi hanno applaudito per anni a questi che erano così bravi che si erano lasciati illuminare al dopo Khrushchev, e quelli che non hanno avuto bisogno di aspettare Khrushchev per dire le cose che Khrushchev ha detto evidentemente poi non esistevano, hanno continuato a non essere classe dirigente, mentre hanno continuato ad essere classe dirigente coloro che erano stalinisti prima di Khrushchev, khrushcheviani dopo il Khrushchev e via dicendo. E adesso assisteremo fra poco ad Andrea Margheri in congiuntura quasi antinucleare, essendo stato il bulldozer nucleare in Parlamento per il suo partito, non è un fatto personale, e se per caso il partito in congiuntura diventerà ferocemente antinucleare sarà sempre Andrea Margheri. Perché? Perché poi in realtà è indubbio che chi ha certe responsabilità storiche dà poi la garanzia migliore, anche se si converte a posizioni opposte, di non saperle realizzare, come non ha saputo realizzare per avventura nemmeno le altre. Quindi questa è una prima osservazione. Io una seconda osservazione: ritengo che il cuore vero del problema e del dibattito sia stato toccato ampiamente da Franco Bassanini. Il problema è quello delle informazioni, il problema è quello della democrazia. Vedete, l'avevo già accennato prima. Gianfranco Amendola non è classe dirigente. Perché? Perché i suoi libri li fa, li scrive, riesce a fare qualche atto come pretore a Roma, ma poi le recensioni ai suoi libri, che sono anche di facile lettura, no, l'inserimento, le tirature alte, le 10 edizioni sono magari riservate, non ci sono, ma, e poi vedremo perché non ci sono, agli anti Gianfranco Amendola, i quali appunto in questo caso sarebbero molti. E infatti che cosa abbiamo avuto in questi anni? In questi anni abbiamo avuto in realtà, attraverso le scelte politiche del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, diciamo del sistema istituzionale, abbiamo avuto regolarmente praticamente l'uso dei suggerimenti tecnici dei tecnici, i quali davano quei suggerimenti perché sapevano che quelli erano i suggerimenti che quella classe politica voleva, perché la lobby, perché le scelte di classe dirigente intesa come multinazionali, nazionali, industriali, scusate il termine, e via dicendo, perché siamo in Italia, no? Ecco, chiedevano. E quindi io non condivido in termini molto franchi il rispetto, non per i tecnici, per carità, li rispetto moltissimo, tanto anche perché poi non ci conosciamo per nulla, quindi è anche facile, ma il rispetto di Mario Signorino per l'opera di questi tecnici. Niente affatto, loro sono direttori generali, consulenti. Sentite, se diciamo alla gente che cosa fa l'Enea e che cosa vuol dire la sigla Enea, si mette a ridere. Per fortuna uno sente Enea e non sa che cosa vuol dire la sigla, perché altrimenti viene da ridere. No, viene da ridere ampiamente. Ecco, quindi ancora il problema vero qual è? È che la democrazia è una tecnologia di governo ed è la più lontana ancora nel tempo futuro. La democrazia comporta informazione, la democrazia è lentocrazia. La democrazia è dialogo, dialettica e contraddizione. Esistono gli scienziati della scienza applicata che, dovendo fungere e funzionare bene per il sistema, smentiscono la loro deontologia, che è quella nella ricerca applicata evidentemente di un momento anche sempre e costante di dibattito, di circolazione di informazioni per la ricerca dell'applicazione scientifica a partire dai presupposti o dalle scoperte scientifiche, mentre questi tecnici, che rispetto moltissimo perché non li conosco, ma dei quali il lavoro mi è ben chiaro, sono coloro che hanno tollerato di lavorare in un sistema che imbavagliava coloro che li contraddicevano, e invece di dire all'interno delle loro aziende: noi non rispondiamo del nostro apporto scientifico e tecnico, se voi non consentite, non ci consentite di far valere contraddittoriamente le nostre convinzioni pronucleari, perché metodologicamente sul piano scientifico è solo il tradimento dei chierici che può consentire questa metodologia, invece di fare questo in realtà si sono sempre portati a casa con il sorrisetto il fatto che le loro cose circolavano e quelle degli altri non circolavano affatto. Quindi è un problema, e questo è vero per tutto, è vero per la bomba alimentare che fa 30 milioni di morti,
sui quali i tecnici dello sviluppo energetico e i tecnici dello sviluppo della cooperazione al Ministero degli Esteri e in tutti i giornali italiani sono la stessa cosa, perché non sono esperti i tecnici della cooperazione al Ministero degli Esteri, ma certo sono esperti come voi, siete esperti, alcuni di voi siete espertissimi di problemi energetici, ma avete la stessa funzione, quelli rispetto alla bomba alimentare e alle multinazionali alimentari e un certo sistema e disordine internazionale stabilito, quello per cui nell'asse Washington-Mosca circa 31 milioni o 32 milioni di tonnellate di cereali da Washington a Mosca, nel momento in cui fanno finta di scannarsi per poter gli uni meglio realizzare i loro programmi militari industriali, gli uni e gli altri, perché se uno fa l'IDS l'altro potrà fare un'altra cosa, e tutto questo avrà come fondamento appunto la mancanza di informazione. Vedete, quando a volte dei politici dicono noi queste cose le diciamo da 20 anni fa, io gli rispondo bel coglione, non ti vergogni, se questo era giusto e non sei riuscito a farlo prevalere, beh, evidentemente sei un incapace. Ora quindi, senza fierezza, se volete, io dico che qui c'è, mi pare, Giovanni Maria Paci, il quale è testimone di come un... Io, come diceva prima Franco Bassanini, cosa sono? Un politico? Sono un giurista. Io invece dico appunto politico, classe dirigente, da ridere, no, e dicendo forse sono un radicale. Ecco, tutto qui. Lui è un giurista, io sono un radicale. È una cosa così che ho fatto... antropologico, non so che cosa, ma insomma, sono un radicale. E da radicale sono anche un perfettamente ignorante, tra virgolette. Solo che Giovanni Maria Paci ricorderà che nel 1977 lui arbitrò, moderò un dibattito, l'ultimo a mia conoscenza, che fu pubblicato, mi pare, su Repubblica, fra Felice Ippolito, che quindi era il grande pontefice, il grande santo, il grande esperto di tutte queste cose, e il sottoscritto, il quale come unica esperienza aveva le sue conversazioni, allora piuttosto frequenti, con Mario Signorino. Cercava di capire, probabilmente sapevo anche porgli alcune domande che potevano essere utili. Ebbene, Giovanni Maria Paci, se ritrova gli appunti, non solo, non tanto quello che poi fu pubblicato, ma gli appunti, sa che esattamente tutte quelle cose delle quali adesso si arriva sul dopo Chernobyl, tutte, da quelle economiche a quelle di sicurezza, si discuteva allora Rasmussen o no, e via dicendo, tutte, il costo effettivo del kilowattore, il Super Phoenix, le scelte della Finmeccanica, le coglionate di Milvio Lanzaldo che credeva di aver trovato la soluzione, le illusioni di Gambardella sulla creazione grazie al Super Phoenix e dicendo di chissà quale know-how, di chissà quale immenso patrimonio scientifico di cervelli per il nostro paese e dicendo, ecco, tutto questo c'era, lo dicevamo anche allora. Solo che non circolava e la gente non sapeva. Allora Andrea Margheri sparava a mitraglia cazzate filonucleari, vi chiedo scusa, come tutti quanti, ma a mitraglia! Adesso si sparano le cazzate della riflessione, ma che bisogna riflettere? C'è qui Carlo Mussaivaldi, che non è mai stato un ideologo, un fanatico. Beh, io me lo ricordo appunto già allora Carlo Mussaivaldi dire in concreto alcune cose di questo genere. La verità e che sempre di più si fa carriera nell'Enel, nell'Enea, nell'establishment, dappertutto, e si è fatta carriera come quelli della cooperazione allo sviluppo, che sono quelli poi delle tangenti sulla fame e sullo sterminio del mondo, in quella, da questo punto di vista, sarebbero individualmente sicuramente degli splendidi tecnici, solo che accettano, a mio avviso, devo dirlo con molta franchezza, una visione un tantino mercenaria, un tantino come dire, ecco, da donna allegra o da donna mercenaria o da uomo allegro, da uomo mercenario, della loro funzione, con mille alibi, questo certamente. Quindi il problema è questo: se noi avessimo potuto discutere nel 77 di queste cose in modo contraddittorio, forse anche i signori tecnici che rispetto a Signorino, come rispetto io, ma appunto con le loro storie, beh, probabilmente le avrebbero un tantino irrobustite invece che vivere nella immunità piena e totale, nella impunità da ministri della roba energetica, sì che tanto nessuno li poteva perseguire nemmeno sul piano logico delle informazioni.
Ecco, e invece che cosa succede? Succede che noi avevamo il 3%, il 2% di voti allora, riavremmo il 3%, il 2% dell'ora. Scusate, qual è il giornalista italiano che ha scritto che Roberto Smeraldi e altri tre miei compagni del Partito Radicale, non perché proprio adesso cominciano ad esserci anche i radicali in senso lato e Dio me ne guardi, ma voglio dire, i militanti del Partito Radicale sono stati condannati da una corte d'assise a Latina, a 3 mesi, è andata a poco, perché 5 anni fa hanno sentito il dovere di andare a fare le esibizioni, si chiama così, Chicco, come si chiamano le differenze fra le cose radicali e quelle invece un po' più di area comunista, cioè, l'esibizione 5 anni fa fra Poligono e la centrale, dicendo che era una follia e che era un'imbecillità, si sono beccati la cosa, ma nessuno lo sa, quindi non perché? Perché crescerebbe magari per un'oncia, per un miliardesimo, il sospetto che questi radicali, così farfalloni, così straccioni, a volte hanno visto anche a livello scientifico, a livello politico, a livello economico, prima di quanto non abbiano ancora visto gli illuminati del dopo. Quale? Certo, io ho un certo ritegno, su questo ho parlato quasi nulla dopo questo evento, queste nebbie. Perché? Perché, scusatemi, io ricordo come è stato trattato Marshall quando parlava appunto di quelli di cui parlava, ed era un'autorità grossa europea, ed era un serio socialista e un serio democratico. Io mi ricordo come veniva trattato Aurelio Peccei, e come venivamo trattati noi quando, non provocatoriamente solo, andavamo dai Presidenti della Repubblica a proporlo come Presidente del Consiglio negli anni dell'unità nazionale, del disastro energetico, eccetera. Certo, accadrà forse qualcosa per cui anche quelle cose dimenticate ormai, vi ricordate il Club di Roma, Peccei, la biosfera, quello che sta accadendo, cose delle quali non parliamo, perché adesso siamo a livello delle nubi, ma di altre cose si è totalmente rimosso, e quelle sono cose che continuano ad essere informazioni, il soffocamento totale della umanità, della terra. Niente, perché per noi questa è politica, per noi il Partito Radicale. Certo, io ricordo che grazie a chi, mi pare, spero davvero diventi presidente della DC, perché ha sputtanato a livelli internazionali come mai era accaduto durante il fascismo la scienza giuridica, la Corte Costituzionale, Leopoldo Elia, e quindi deve diventare, come hanno rapinato i referendum contro la caccia e i referendum sul nucleare che noi avevamo già quanti anni fa. Dice la gente, malgrado quello avevamo raccolto 700.000 firme sui nucleari, e allora ci si diceva che era un po' prematuro, ci si diceva anche per esempio da Silvestrini, dagli altri compagni, eccetera. E allora vedete, noi che cosa possiamo dire? Se quelle cose che oggi per paura vengono raccolte dal PC, cioè perché si è creato nel mondo la paura, allora si ascolta. Noi allora era per speranza di progetto altro. Le cose della riflessione di Andrea Marghesi, bisogna riflettere sul risparmio energetico, Andrea, e scusami, fate l'economia della riflessione, perché c'è chi ha riflettuto da 20 anni e su questo vi sciorina dei conti di cucina precisi, chiari, lo 0,50 qua, l'1 per qua, tu dici poi c'è, ma non c'è qualità se non c'è quantità, beh dillo anche, trasferiscilo anche per le armi nucleari, non solo quelle civili ma anche quelle militari, e quindi ti trovi ben a posto anche, no? Se non c'è quantità, non c'è qualità, siccome la sicurezza è un obbligo, la difesa del territorio e della nazione e dell'Europa è un obbligo, beh, proponi la moltiplicazione della quantità del nucleare militare o dell'energia militare per ottenere le cose, mi pare una balla. Non c'è da riflettere un cavolo di niente. Leggo che a Filicudi e a Licudi adesso stanno per mettere l'energia elettrica, mi ero permesso 2 mesi dopo l'intervista con il dibattito con Ippolito a Viezzoli, in una riunione che andò fino alle 3 del mattino, a dire sentite, se dobbiamo fare un po' di quelle cose che dovrebbe fare l'Enea, perché non cominciamo proprio a provare a Liguria, a Filicudi, a Pantelleria, a fare alcune cose di alternativa, perché non cominciamo a provare coi conti della spesa un po' di eolico, di 100 megawatt forse riusciremo a ottenerli, o anche i 70 o i 60 più in quell'altro posto col solare, eccetera. Quindi mi dice sì, riflettiamo. A me questa storia di riflettere, lo so che cosa vuol dire,
vuol dire non assumersi più nella propria soggettività ufficialmente la responsabilità del corso delle cose, lasciare il corso delle cose sovrano andare avanti, che è il corso del Superphénix, ed è il corso quindi del tutto nucleare. Ma vedete, io insisto, i politici che sono tanto sputtanati, devo dire, poi ci vuole appunto un minimo di equità. Ci sono i politici classe dirigente come i tecnici classe dirigente. Allora è possibile fra questi tecnici classe dirigente che ci sono, per esempio una fesseria, e termino con questa, no? Su una fesseria non studiano, aspettano che vengano gli amici della terra, sanno che i radicali finalmente non ci saranno più, probabilmente fra 4-5 mesi, il partito radicale, poi ci sarà, a quel punto di radicali ce ne saranno dappertutto, perché non saranno più pericolosi e tutti si autonomineranno radicali. Ebbene, il problema pure è semplice, che fra 10, 15, 20 anni avremo in Europa 200 scorie, ma avremo 200 fabbriche, 200 centrali che saranno scorie esse stesse. E come si risolve? Perché no, poi discutiamo delle scorie, quelle che vanno da Civitavecchia lì in giro. Qui invece Latina è già una scoria, no? E come la si risolve? La questioncina. Io ricordo questi stessi tecnici, eravamo a Ginevra, mi ricordo era con Denis de Rosemont e alcuni altri che avevano fatto un colloquio, e io ripeto, allora come adesso poi nemmeno quello, ma allora avevo semplicemente le mie conversazioni con Mario Signorino, cioè non è che fosse stato illuminato, si teneva al corrente, guardava. Io mi ricordo che io nel dicembre 73 detti ancora in un congresso del partito, dicendo io sono stato fin qui pro nucleare in base alle conoscenze che ho, ma se entro 6 mesi non si fanno scelte su queste, basta, si passa dall'altra parte. Avevo cominciato a leggere non André Gors, che è un ideologo, ma Michel Bosquet, la stessa cosa, ma un ottimo giornalista mansoldiano, bene, e che già diceva alcune cose appunto sulla produzione del nucleare, su quello che andava provocando e creando in giro a livello economico, barate, non della sicurezza, eccetera. Beh, andai a Ginevra e lavorammo 10 giorni, avevamo i tecnici, quelli veri, quelli di sistema, che ritenevano che il nostro problema, visto che non esiste rischio zero, e questo lo dicevano, no? Ecco, l'incidente a Superphénix che cosa poteva comportare a Ginevra? Perché dicevano che a Torino niente, perché c'era il Monte Bianco. Me lo ricordo questo. E discutemmo in sede scientifica, noi che scienziati non eravamo, e gli scienziati, tra virgolette, i tecnici, tipo Enea e Enel, i quali dicevano che era impossibile, che comunque no, la Svizzera poteva stare tranquilla perché da non so che cosa. Ecco, l'errore dov'era? Era nell'accettare questi come interlocutori. E io torno a dire, non c'è nulla nella scienza applicata, nelle scelte anche quindi di applicazione scientifica, energetica, alimentare di qualsiasi tipo, che possa essere costruito al di fuori dell'alternativa. Stato e società totalitaria, con decisioni efficientistiche rapidamente realizzate dal vertice, quindi abolizione degli scioperi, dei controlli, eccetera, quindi situazione degli anni 30 in Italia, i treni arrivavano in orario, no? I treni arrivavano in orario, il costo è che poi, dopo 10 anni, la dimensione che le dittature ci mettono per dimostrare le grandi cazzate, e non c'erano più le stazioni, non c'erano più i treni e non c'erano manco più i viaggiatori, erano morti, distrutti e via dicendo dagli errori del sistema, che appunto ti consente invece di andare bene se quindi la scelta totalitaria o quella democratica. Quella democratica in Italia non c'è, ed è nella sua attività di chierico colpevole di alto tradimento colui che porta avanti e accetta di portare avanti la propria attività di chierico, di consulente, di esperto, senza esigere il contesto fisiologico necessario per la sua attività, che è quella del dibattito, della contraddizione, del confronto dei dati, dei programmi e dei progetti. Quindi dico un po' sommariamente che il tecnico e il politico non democratici integralmente, che non vogliono fondare sulla diffusione delle conoscenze e dei dati contraddittoria la realizzazione di scelte tecnologiche di un tipo o di un altro, sono certamente non democratici. Sicuramente, anche a mio avviso, sono suicidi.
sono quelli i quali poi uno per uno, dopo un Chernobyl, dopo un altro Chernobyl, un'altra cosa, si convertiranno e magari li troveremo appunto a galleggiare come classe dirigente anche dopo, come pentiti, perché solo nel processo penale i pentiti, la premialità nei confronti dei pentiti in Italia è l'ultima delle premialità nei confronti dei pentiti, ma nei confronti dei pentiti politici, noi radicali ne sappiamo qualcosa, e nei confronti dei pentiti scientifici e nei confronti dei pentiti civili la premialità è stata la regola di formazione delle classi dirigenti attraverso la cooptazione dei pentiti o di quelli che appunto Julien Brandin negli anni 30, anni sintomatici appunto, accusava di trahison de clerc. Tutto qui, grazie. Grazie Pannella. Allora, e devo dire francamente che a Marco Pannella che non credo che la strategia del della rivendicazione del avevamo ragione 5, 10, 15 anni fa sia oggi la strategia più efficace e più interessante dal punto di vista politico. Non avevo colto questa cosa, dico è legittima, non credo che sia la più efficace, la più produttiva dal punto di vista politico. Lo dico con la stessa sincerità con cui ho sempre sostenuto che da molte parti, a cominciare da noi stessi, si era sottovalutato nel passato i già importanti e grandi risultati ottenuti dal movimento antinucleare italiano, che è cosa assai complessa, non costituita solo dalle pattuglie di coloro che appunto in età prescolare già avevano capito l'insufficienza del nucleare, ma è costituito anche da una serie di conflitti e di contraddizioni che il movimento antinucleare italiano, questo sì una piccola pattuglia, è riuscito già negli anni passati a introdurre nel sistema istituzionale e nel sistema politico. Non è un caso se i programmi di Donat Cattin sono caduti, se sono caduti piani ben più moderati, e se tutto considerato oggi noi ci troviamo a dover fare i conti con un parco di centrali nucleari nel nostro paese estremamente ridotto, il che può semplificare molto i problemi, e peraltro in parte costruito all'inizio degli anni 60. Non ritengo, per esempio, lo dico con molta chiarezza, perché purtroppo si impara anche dagli errori, che sia la stessa cosa fare un referendum antinucleare oggi o farlo 5 o 6 anni fa. Ho dei dubbi sul fatto che l'esito sarebbe stato lo stesso. Questo per dire che ho ritenuto assai, e difendo questa scelta, molto più interessante la scelta della battaglia sui siti, della battaglia istituzionale, dei bastoni messi nelle ruote del carro filo nucleare condotta negli anni passati, che è stata la battaglia che non ha consentito di fatto all'Italia, alle forze che questo volevano, di dotarsi di un grande piano nucleare. Difesa che mi sento di fare, perché ha corrisposto ad una strategia che secondo me la parte più matura del movimento antinucleare, più matura, insomma, che ha cercato di affrontare i nodi politici della questione, ha fatto e che ci ha consentito di ottenere